C'è una bomba, salta in aria il tribunale. Questo è il messaggio telefonico arrivato attorno alle 11 questa mattina al centralino del Palazzo di Giustizia di Treviso. Una voce maschile senza inflessioni per un allarme sicurezza che è scattato subito dopo con l'evacuazione del tribunale. Scendere fuori dal piazzale, fuori dal piazzale. Fuori tutti, senza esitazioni, con avvocati ancora in toga all'esterno in attesa dei controlli per la bonifica. Noi stavamo lavorando, c'erano delle udienze in corso, è suonato l'allarme bomba, siamo usciti. La cosa che mi sembra però incredibile è che da quando c'è il metal detector, quindi oggi le persone entravano uno alla volta ed erano tutte perquisite, succedono ancora queste cose qui che tra l'altro disturbano sia l'utenza che noi avvocati che per ore dobbiamo rimanere qua fuori. Capisco la sicurezza, mi sembra anche giusto, ma il fatto che ci sia il metal detector dovrebbe in qualche modo risolvere. Infatti è il primo allarme bomba da quando sono state adottate nuove e più ristrette misure di sicurezza. Allarme rientrato verso le 12.30, quando ormai parte della giornata di udienza era già sfumata. Tra i commenti di avvocati e altro personale anche l'inevitabile legato a Veneto Banca. Giusto oggi, infatti, i legali del fronte del no avrebbero dovuto depositare l'esposto in procura relativo alle deleghe per l'assemblea di sabato prossimo.